XI secolo, alla corte di Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico. Lorenzo è un principe mecenate colto e illuminato. Ha un amore, Clarice Orsini. Ha un amico, Leonardo da Vinci. E tutti hanno un sogno. Il futuro. È un sogno che parla di Firenze, culla del Rinascimento, degli artisti che l'hanno desiderata così bella da togliere il fiato, e del genio immortale, di Leonardo. Purtroppo, come in ogni storia, il fatto ostile non tarda ad arrivare. Un nemico, Savonarola. L'uomo senza immaginazione, ancorato al vecchio mondo come una fortezza, preoccupato di perdere il suo potere e il suo prestigio. E il sogno si tramuta nell'eterno conflitto tra il nuovo e l'antico, tra il progresso e il pregiudizio, fino a rivelarci il futuro che il Rinascimento ci ha tramandato. Hey!
Yeah.
Pourquoi les manger?